Pit Femini, benvenuto in un nuovo video del Pit. Oggi sono particolarmente emozionato. Anch'io. Perché mai avrei pensato di trovarmi in questo luogo. E era forse un sogno. Sì, esatto. Anche per me siamo al cimitero di Stepney. Ed è il luogo dove sono sepolti Ed e Lorraine Warren. Tra l'altro, sia lo Stepney Cemetery che l'Union Cemetery dicono essere due cimiteri tra i più infestati d'America. Quindi, raga, per chi non sapesse chi sono Ed e Lorraine Warren, lo invito a guardare con attenzione questo video. Voi cosa siete? Ci hanno chiamati demonologi, cacciatori di fantasmi. Ma noi preferiamo semplicemente Ed e Lorraine Warren. My name is Lorraine Warren and I'm a psychic and my husband was sensitive, you know. He wasn't as psychic I was, but he was sensitive. And we have investigated thousands of cases throughout the world. We've had some bad experiences. I mean, really bad experiences. I just know what I can do to protect myself, and I have my faith. And if there's some way, through my knowledge, that I can help people, adesso non ci resta che entrare, cercare dove si trovano e io ho portato l'M1, userò anche il REM, ma soprattutto voglio provare ad utilizzare i dadi, una tecnica di comunicazione che era usata spesso e volentieri da Lorraine. Che emozione! Sì, infatti ci tenevo a dire che questo per noi sarà più che un voler mettersi in contatto. Io ci tengo a dire che vedetelo come un saluto veramente di rispetto, sì, per delle persone che hanno basato la loro vita sulla ricerca del mondo del paranormale. Sì, infatti andare anche da loro con i nostri strumenti, in questo caso, nel loro caso specifico, penso che non gli dia fastidio. No, spero che apprezzi. No, esatto. Con rispetto. Sì. Vede che ci sono dei successori. Infatti lo dico già, se quando morirò, se qualcuno viene a cercarmi nel mio cimitero, non mi offenderò. Anzi, ti farò piacere. Esatto. Verrò io poi a cercarti. E tra l'altro, proprio perché questo era un cimitero, cioè dicono che sia uno dei cimiteri più infestati d'America, gli stessi Warren, quando erano ancora in vita, facevano ricerche qua. Ah. Eh sì. Sì, erano venuti a fare Lorraine, Ed, dove siete? Magari non sono qua, cioè qua è solo, sì, però sono venuti nella loro vita qua, come stavi dicendo te. Hai voglia. Che vento, vero? Raga, non l'abbiamo ancora vista, io non so cosa proveremo quando la vedremo. Lo so. Ce ne sono. Oh signore. Oh mio Dio. È lì. È quella, raga. È lì. Oh mio Dio. Oh mio Dio. È questa. Wow. Edward Warren,
Lorraine Rita Moran. 2019, sì. Eccoli. Guarda, la gente gli ha lasciato un sacco di braccialetti. Guarda. Oh mio Dio, che emozione, raga. Sono emozionatissima. Guarda, ci sono un sacco di... Anche monete gli hanno lasciato, sì. Guarda. Guarda, ci sono monete. Sono molto emozionata. Molto. È pieno di dediche, è pieno di cose che gli hanno lasciato le persone. Sunday, Monday, always. The hearts were full of spring. Ok, raga. Che cosa gli chiediamo? Di mettersi in contatto con noi, di provare a comunicare con noi. Qualunque cosa lei voglia, non mi interessa, va bene, qualunque cosa. Ok, infatti tu hai parlato di lei, anch'io stavo pensando a lei. Lei o lui, o Edward, a me basta, lo ripeto, voglio solo salutarli. Non voglio chiedere niente, non voglio disturbare, non voglio rompere le scatole, voglio solo salutarli. E digli grazie. Ciao. Ed. È come se si fosse firmato. Se vedete altro ditemi, eh. Sì, fate anche su voi Fit Family, se vedete altro scrivetecelo nei commenti. Credo che scrivano in inglese. Può essere. Può essere, sì. Beh, sarà lui. Are you Ed? Tenete d'occhio anche l'M1, eh. Sì, sì. Ce l'hai più a tiro tu, Simo. Sì, sì. Sta brillando, eh? Sta brillando? Sì. È lì sul verde, solo che non si vede da... non lo vedo da lontano. Mi. O può anche esserci noi. Us, è vero. Che era proprio attaccata quella, lui subito. Ho acceso il REM. Ok. Noi volevamo dirvi che vi ammiriamo tanto. Sì, molto. Ed è veramente un'emozione essere qua. Esatto. Signore. Signore. Magari è più forte lui. Incredibilmente, magari c'è lui. Ma sei tu, Ed? Are you, Ed? Sedere. Madò, che brividi. Sedere? Magari si vuole sedere. Ma io glielo lascio io il posto. Oppure? Ok, oppure? Nel mentre che svolgiamo il nostro lavoro su YouTube, nel mentre che facciamo altri video, comunque sempre di sfondo horror, facciamo comunque delle ricerche in ambito paranormale. A volte è difficile perché ci scontriamo con i pregiudizi, abbiamo a volte paura noi stessi a dire quello che facciamo e il motivo per cui abbiamo iniziato. Infatti ogni tanto
facciamo anche dell'altro, non facciamo solo ricerche paranormali, proprio per non andare incontro al giudizio e al pregiudizio di molte persone, molti scettici. Questo non vuol dire che noi vogliamo a tutti i costi far credere in quello in cui crediamo noi. Considerare. Esatto. Però, ecco, ogni tanto sarebbe bello poter parlare con qualcuno che fa quello che facciamo noi. Non che siamo gli unici a farlo, è pieno di persone che fanno quello che facciamo noi. Il problema è che purtroppo non c'è dialogo, perché si pensa di più a sovrastare, no? Un altro, cercare sempre di essere il migliore. E quindi c'è sempre un po' un odio di sottofondo, e questo odio non fa altro che portare a una mancanza di dialogo e di unione, forse, no? Tra le persone che fanno quello che facciamo noi. Senza contare che facendo anche dell'altro, spesso e volentieri, uno è un po' visto come... posso dire? Non vero? Esatto, un contaballe, ecco. Esatto. Cioè, non so... Può farlocco. Esatto. Ma vorrei quindi sapere se... non so, potevate darci un consiglio, un messaggio, una dritta, qualunque cosa, perché voi, io vi ammiro molto e nonostante so che anche voi impativate queste cose perché venivate spesso giudicati e anche pesantemente, non c'erano i social ma comunque le televisioni, sì, il giornalismo, la stampa. Esatto, cioè vi giudicavano parecchio. E vorrei sapere come avete comunque... se potete darci un consiglio. Soprattutto magari per avere la speranza che questo mondo non finisca mai. Scomparire. Ecco, esatto. Stavo proprio pensando a quello. Per non far scomparire questa voglia nelle future generazioni di fare quello che facevate voi. Scusate. Ha un senso? Non ascoltare, perché hanno davanti una negazione. Sì, non ascoltare. Fede. Fede. Forse il suo consiglio è questo. Probabilmente sì, è quello. Mai ascoltato. Lui non ha mai ascoltato. O loro, cioè non hanno sì, mai se ascoltato. Ne, non hanno se mai ne ascoltato. Sono fregati. Esatto, se ne sono e fregati. E avevano fede. E avevano fede, giusto? Destino. Probabilmente se il tuo destino è quello di fare questo, lo fai. Perché appartiene a te. Beh, lei l'ha detto più di una volta che era una vocazione, esatto. Una missione. Sì, vero. A cui non poteva sottrarsi. E raga, cioè, ce l'ha dato il messaggio. Non era scontato. No, guarda. No. Non era scontato. Lo so, non è facile, ma lo so, è la cosa giusta per essere felici. Allora troveremo la forza di farlo. Sì. Perché voi ne siete stati l'esempio. Ce lo dicono anche molte persone che ci seguono. Sì, assolutamente, sì. Di sbattercene, di andare avanti, di... Ma continuare. Non è che non vi vogliamo ascoltare, no, che non no. È facile. Non è, no, perché si è un po' soli, tanto soli. Sì. E quindi quando incontri persone così, ti fai forza, perché dici, loro ce l'hanno fatta. Quindi hai voglia di aggrapparti, di chiedere un consiglio, di ascoltare una loro parola. E purtroppo noi non abbiamo potuto conoscerli di persona. Però in un qualche modo ci tenevo a voler comunque comunicare, provare a comunicare con loro. Chi meglio di loro poteva farsi sentire? Sì, esatto. Grazie allora. Pensa che eravamo venuti qua per dirvelo a prescindere. Mm.
già solo perché siete esistiti, per quello che avete fatto, per quello che avete creato e per quello che avete lasciato. Per me. And we'll sing hallelujah, what is that to you right now? Io le lascerò un mio dato. Ok. Volevo lasciarle, ce n'è uno che ha un simbolo sopra. Eccolo. Quello, sì. Ok. Lasciaglielo. When we're together again.